delle cassette del legno destinate ai terremotati di dosicia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fa che quando sono fra le mura trovino in te il loro rifiuto, quando escono il loro compagno, quando rientrano il loro ospite ed amico. Al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A lui sia gloria nei secoli dei secoli. ravviva in noi, o oh Padre, questa acqua benedetta, il ricordo della nostra rinascita in Cristo, nella tua famiglia che è la Chiesa per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. La pace di Cristo regni nei vostri cuori, la sua parola dimori abbondantemente in voi, perché qualunque cosa facciamo in parole e in opere possiamo compierla nel nome del Signore, per Cristo nostro Signore. La benedizione di Onnipotente discendosi di voi, Padre, Figlio, Spirito Santo. Queste sono le chiavi della vostra casa. Auguri veramente e veramente eh, tante cose buone e positive per il vostro futuro. Ecco a voi. Con il sindaco Franco Tarquini possiamo dire promessa mantenuta, 11 SAE consegnati stamattina per la soddisfazione non solo sua dell'amministrazione ma credo di tutta la comunità di Tossicia. Esatto, questa sera praticamente 11 famiglie sfollate avranno una casa calda, ci siamo affrettati, mancano alcune rifiniture ma l'interessante è praticamente avere in sicurezza l'abitazione. Mancano delle, delle poche cose tipo la segnaletica verticale e orizzontale. Però oggi siamo affrettati e siccome con l'inverno alle porte è giusto che consegniamo subito le chiavi a diciamo, questi poveri sfollati. Abbiamo visto che all'interno davvero c'è tutto, eh, quindi la massima accoglienza per queste persone che hanno passato davvero dei mesi, dei mesi difficili, ma ci sono altre eh, situazioni, altri sai da consegnare, i tempi li possiamo già quantificare? Sicuramente sì, ho visto stamattina le previsioni del tempo a lungo termine. Le promesse sono buone, due settimane di tempo buono, quindi da oggi a 15 giorni consegniamo altre, un lotto da 14 e un altro lotto da 11. Diciamo che per l'immacolata congezione uh, avranno tutti una casa, tutti un tetto. Con il prefetto, dottoressa Patrizi una nuova bella giornata qui a Tossicia per la consegna di questi primi 11 SAE. Ecco, questa è una bella giornata anche perché l'ultima volta che sono andata fuori è stato due o tre giorni fa a Silvi e a Pineto purtroppo per la situazione grave che si è venuta a creare a seguito delle abbondantissime precipitazioni. Invece oggi è una bella giornata, è un bel segnale proprio per la, la popolazione del, del territorio provinciale. Il sindaco di Tossicia... Ha già al suo attivo diversi punti positivi per cui devo dire che il sindaco è stato veramente bravo, è andato avanti con un bulldozer, mi diceva che hanno cominciato il 27 luglio e che sono andati, hanno terminato in tempi rapidissimi. Oggi si consegna questo primo lotto di 11 abitazioni quindi, e poi procederanno nella consegna delle altre nella prossima, nelle prossime settimane, quindi è veramente un bel risultato e un bel incoraggiamento. Eh, può essere questo motivo di orgoglio non solo da parte del eh, sindaco di Tossicia e di tutta l'amministrazione, ma anche per quel che riguarda la macchina un po' burocratica e amministrativa? Eh, si è più veloci quest'anno rispetto agli altri eventi che si sono verificati qui in zona? Sì, si è più veloci. Sentivo anche che l'Abruzzo ha guadagnato dei punti anche rispetto alle altre regioni. Nelle Marche ci hanno situazioni diciamo, eh, che sono invece un pochino più complesse e sono rimasti un po' più indietro. Invece sembra che qui in Abruzzo eh, si è andata avanti e si sono definite queste situazioni veramente importanti per la gente. Con l'ingegner Liberatore una bella giornata. Però avete lavorato tanto in questi mesi perché, naturalmente, per accelerare la consegna ci è voluto tanto impegno. Sì, ci è voluto tanto impegno. Oggi è una giornata di festa. E è il motivo per cui si fanno tanti sacrifici noi, i cittadini, il sindaco eh, siamo stati velocissimi, siamo partiti eh, in quest'estate perché le, diciamo, la, noi, il, il terremoto di riferimento è quello di gennaio a differenza delle altre regioni che sono partite ad agosto dell'anno scorso, noi partiamo da gennaio 18 gennaio, quindi diciamo fino a marzo non avevamo ancora i dati, le case inagibili, cioè perché le case spettano chi ha la casa inagibile per gravemente inagibile. Eh, è stato un lavoro duro, grazie alla la collaborazione di tutti, del Dipartimento, della Regione Abruzzo, del Sindaco che è stato bravissimo, abbiamo individuato l'area, abbiamo fatto le gare per le fondazioni, le urbanizzazioni e finalmente la realizzazione di queste casette che abbiamo migliorato, l'aspetto sia estetico sia a livello strutturale perché naturalmente in Abruzzo abbiamo un carico neve maggiore rispetto alle altre regioni, e abbiamo anche migliorato il livello estetico con l'intonachino esterno che le fa le rende come case come muratura e mi sembra che l'effetto finale sia ottimo. Assessore Mazzocca, oggi il risultato di un duro lavoro, però torniamo a casa col sorriso. Sì, chi come me si occupa di, dei guai, un po' dell'Abruzzo, giornate come questa riconciliano un po' con il mondo e con l'attività che ciascuno di noi svolge giornalmente. Tre settimane fa abbiamo così ha inaugurato, aperto le prime casette a Colognaleto, oggi lo facciamo qui a Tossicia e a breve saremo anche a Torricella Sicura per... Un'attività che devo dire in questo, in questo particolare settore vede l'Abruzzo primeggiare, se è vero come è vero, in altre realtà, come in altre realtà regionali, qualche problema in più lo stanno avendo. Noi dal 18 gennaio abbiamo messo in campo un po' tutte le nostre forze e devo ringraziare davvero il, davvero il coinvolgimento pieno e totale della struttura di protezione civile. Dalla, dalla dirigenza in giù fino all'ultimo volontario per la, il raggiungimento di questo importante risultato. Eh, ci sono naturalmente altre criticità sotto quell'aspetto quell come siamo, siamo messi sotto l'aspetto della tempistica soprattutto. Ma, eh, per quanto attiene il discorso post-emergenziale terremoto eh, siamo davvero ricorrendo i tempi insomma li stiamo più che rispettando li stiamo anticipando sul tema del ristoro invece dei danni da emergenza eh, da avversità atmosferica eh, così viene tipicamente chiamata eh, purtroppo ascoltiamo dei ritardi che dipendono un po' dall'approfondimento dall che il Dipartimento Nazionale ha dovuto necessariamente fare sulla congruità delle spese evidenziate manifestate dai comuni. Eh, questo primo anticipo di eh, 13 milioni di euro però è già, è già arrivato, è arrivato nei giorni scorsi nelle casse regionali e a giorni sarà girato ai comuni affinché si possa in qualche modo eh, andare incontro alle legittime richieste, soprattutto di chi, come eh, talune aziende private, hanno dato il proprio contributo per eh, il piano neve del gennaio scorso. Con il presidente della provincia di Teramo Renzo di Sabatino, un'altra bella giornata qui a Tossicia, che deve dare un po' da, da stimolo, no? deve essere il volano per gli altri comuni per accelerare un po', non solo sotto l'aspetto della ricostruzione. Ah sì, il sindaco di Tossicia ormai ci ha abituato sempre a delle belle iniziative, diciamo questo però va bene, va benissimo anche quello che sta succedendo negli altri comuni sindaci, amministratori, protezione civile stanno lavorando davvero bene e anche con una certa velocità per sistemare tutto quello che va sistemato sia in termini di edifici pubblici che in termini di moduli provvisori per le abitazioni. Eh, nei giorni scorsi naturalmente c'è stato il problema e la criticità a pioggia, sotto quell'aspetto come siamo messi? In provincia di Teramo naturalmente tante difficoltà, però qualcosa si sta muovendo. Ma abbiamo avuto delle problematiche più di tutti giù nel Cerrano dalle parti diciamo costa, costa Teramana Sud, anche Atri ci sono state delle situazioni abbastanza gravi. Per il resto è stata un'alluvione meno forte delle ultime, probabilmente anche eh, meno lunga. E forse eravamo anche un pochino più preparati perché avevamo tutto il sistema di allerta già pronto prima ancora che iniziasse, per cui tutto sommato sia la provincia che i comuni hanno reagito bene. Naturalmente ci sono dei grossi danni tra Pineto, Silvi e anche altri dove effettivamente la quantità d'acqua è stata maggiore. Col signor Goffredo che ha appena ricevuto le chiavi di questa nuova abitazione... Insomma, attrezzata bene, calda, eh, pronta per l'inverno. Emozionato immagino, vero? Un pochetto sì, è vero, un pochetto sì, però sono molto contento. In questi mesi naturalmente eh, si è un po' dovuto adattare in altre, in altre situazioni. Avere una casa, anche se non è la sua, eh, non è quella dove ha vissuto per tanti anni, eh, la fa essere contento. Appunto, eh, emozionato, che cosa farà? Organizzerà subito una cena oppure se la godrà solo soletto prima di invitare qualche familiare e qualche amico? No, no, adesso la prima cosa è facciamo una bella festa. <ride> Stasera no, domani neanche, purtroppo bisogna organizzarsi poi bisogna fare la spesa no? e poi facciamo una piccola, bella grande festa la contentezza che, che ho una casa anche se non è mia come ho detto prima vabbè comunque allora il tempo un paio di giorni per organizzare una ricetta fatta bene e poi chiama gli amici e festeggiamo sì, e inauguriamo questa bella struttura sì, 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 grazie grazie a lei e buona fortuna e tanti auguri Grazie, grazie Meritocrazia, una medicina per la medicina. È stato questo il titolo del convegno svoltosi a Teramo presso la sala polifunzionale della provincia, organizzato dalla Fondazione Luigi Inaudi e dalla CIMO, Sindacato dei Medici. Un argomento delicato e molto discusso, analizzato nell'ambito medico la presenza di numerosi esperti che hanno affrontato la questione nei vari aspetti, dai test universitari per l'accesso alla facoltà di medicina alla fuga dei camici bianchi all'estero. La meritocrazia è una cosa di cui si parla, è una cosa che si attua poco. Si attua poco perché è difficile, perché a volte non ci sono neanche gli strumenti per poterla adottare. I concorsi in Italia sono sicuramente garantisti, ma molto spesso poco meritocratici, stanno attento più all'aspetto formale che all'aspetto sostanziale. Allora la medicina, soprattutto in alcune branche, è fondata sulle qualità individuali. E le qualità individuali, cioè selezionare i migliori, significa far sì che tutti quanti poi possano crescere. Quindi è assolutamente importante, soprattutto nei posti di elevata responsabilità, riuscire a, a far emergere i migliori. E questo è, è diciamo anche un grido d'allarme perché in un momento in cui c'è un ricambio generazionale importante. È importante che il rinnovamento della medicina segua regole europee, di armonizzazione europee, in cui a volte ci sono meno garantismi ma più efficienza. Oggi una delle parole che qui richiamiamo è talenti e i talenti dove si trovano, quando li formiamo. Qual è il punto? Non è il problema della meritocrazia oggi io lo tradurrei con competenza. Cioè quello che è importante è acquisire la competenza e scegliere le persone o indirizzare le persone a determinati ruoli secondo la competenza. Siccome oggi questa. È accettabile in tutti i modi, noi dobbiamo guardare alla competenza. Questo è un Paese che ha bisogno di competenza perché molto spesso e molti problemi che abbiamo, pensiamo ad esempio alle demagogie che esistono fuori, alla storia dei vaccini che fanno male o a tutto il resto sulla medicina, spesso vengono fuori per mancanza di competenza. Ecco, noi dobbiamo riprendere in mano questo termine, competenza. L'obiettivo deve essere sempre quello di premiare, di arrivare ai migliori. Bisogna vedere se in sanità e soprattutto se nella pubblica amministrazione, l'obiettivo finale, cioè scegliere il migliore, è veramente l'obiettivo dell'amministrazione o forse l'attenzione alle procedure alla complessità delle materie, alla legislazione schizofrenica che c'è nel nostro ordinamento, non fa sì che l'attenzione sia tutta rivolta al rispetto della procedura e non alla fine al rispetto della scelta del migliore. Questo è il vero dramma in questa fase, tante procedure e pochi risultati. Qual è l'altro argomento principale? Che in medicina cominciano a scarseggiare i medici. L'avere avuto per tanti anni il blocco del turnover, soprattutto nelle regioni del sud, l'avere avuto il blocco delle iscrizioni facoltà, alle facoltà mediche, alle scuole di specializzazione, oggi sta determinando che soprattutto in certe tipologie, di specialità e specializzazioni non ci sono più medici, quello che per esempio sta accadendo, sta accadendo a Teno. Allora dobbiamo fare un salto di qualità, stare più attenti al risultato finale e meno al rispetto delle formalità burocratiche. L'ultima forte ondata di maltempo ha nuovamente fatto riemergere le numerose criticità dei comuni della costa, in base a un gran quantitativo di materiale trascinato dai fiumi. Anche a Pineto, questa situazione ha riportato su tutto il litorale un accumulo enorme di materiale spiaggiato. Il problema di detriti post-maltempo è una situazione su cui da anni il Comune Costiero chiede in particolar modo alla politica, ma anche a tutti i comuni del Teramano, di trovare una soluzione, per non far pesare gli interventi di bonifica solo sui cittadini costieri. Sono bastate poche ore anche se bisogna riconoscere che si è trattato di un codice rosso, per cui credo che almeno che ricordi io mai negli ultimi anni ci sia stata un'allerta un, diciamo, un di questo genere, per cui il quantitativo dell'acqua è stato davvero tanto. E ovviamente nel corso insomma, di questi due anni Pineto eh, ha lavorato per mitigare il rischio e, e molte di queste opere sono servite oggi appunto per eh, evitare che accadesse il peggio. Eh, però non ho tutto ovviamente siamo stati in allerta, abbiamo attivato da subito il COC che è stato attivo per due giorni e mezzo, abbiamo monitorato, abbiamo dei corsi d'acqua importanti come dal fiume Vomano e il Calvano. Il Calvano nello specifico ci ha preoccupato perché ovviamente era, era pieno, portava tantissima acqua, abbiamo avuto una punta anomala che è ancora da spiegarsi, non, i Vigili del Fuoco hanno fatto anche un, diciamo, un sorvolo sul territorio per capire se nell'entroterra vi fosse qualche lago o qualcosa che ha fatto e sondare se pur per pochi minuti diciamo in due punti il calvano fortunatamente insomma non, non, vi sono, non vi sono stati particolari danni lì abbiamo un ponticello parzialmente danneggiato che attualmente è chiuso sull'altezza del calvano abbiamo diverse frane stiamo monitorando ovviamente Mutignano perché il nostro centro storico è un problema eh, che ha un versante eh, dove ci sono insomma del, dei, dei, dei decenni di, di, di frana e che stiamo monitorando per cui si sta facendo anche un progetto importante speriamo che possano arrivare anche delle Risorse perché davvero eh, sarebbero preziose queste risorse e non in ultimo, insomma, proprio in, di queste ore ho lamentato il fatto che comunque non è possibile che i comuni della costa facciano carico dei costi dello spiaggiato. Noi non ancora riusciamo a quantificare tutto il, il costo del, per rimuovere e smaltire lo spiaggiato. Dico smaltire perché questo legname, che poi di legname parliamo, che arriva sulla costa automaticamente per norma diventa rifiuto e quindi. In tale eh, rifiuto viene trattato poi, ma non è giusto che i comuni si facciano carico di questi costi, perché non è, mh, diciamo, materiale che proviene, eh, proviene dal nostro territorio o quantomeno ne potrebbe provenire, provenire il 10%, il resto arriva dall'entroterra, per cui deve esserci un ragionamento più ampio in cui c'è qualcuno che ci ha dare una mano, una solidarietà tra i comuni, perché noi non siamo in grado, così come non sono in grado gli altri comuni di rimuoverlo. Insomma, abbiamo una città turistica, abbiamo già tanti costi. Diciamo legati alla gestione della spiaggia, ma questi eventi vanno necessariamente ricondotti in una gestione sovracomunale perché non è nella nostra portata poi farci carico, soprattutto non è corretto caricare, perché di questo si tratta poi sulla tare dei cittadini insomma, il costo per lo smaltimento di tutto questo materiale. E proprio sul problema dello spiaggiato i consiglieri regionali Giorgio d'Ignazio e Luciano Monticelli hanno inviato una lettera al presidente della giunta regionale Luciano d'Alfonso per chiedere un intervento straordinario da parte della regione Abruzzo a favore dei comuni costieri. Dopo l'esposto presentato dal gruppo di residenti del quartiere di Santa Maria Bitetto a Teramo, i Vigili del Fuoco con un sopralluogo hanno confermato la pericolosità dell'immobile tra Largo Paris, Via Muzzi e Vico del Cigno e per motivi di sicurezza le due vie sono state transennate. Una situazione molto delicata su cui il Comune ora dovrà attivarsi subito per permettere almeno ai residenti di raggiungere il cuore del quartiere situato nel centro città noi ci siamo mossi all'incirca un 15 giorni fa um, presentando alle vari organi istituzionali dal prefetto al presidente della regione della provincia, comune, ASL, al Coro Abruzzo e vigili del fuoco per intervenire su questo stabile, uno stabile che è fatiscente da più di 30 anni, uno stabile che preoccupa molto perché nonostante il terremoto eh, abbia comunque sollecitato dei crolli, questi crolli si sentono anche dopo eventi atmosferici quali piogge o neve eh, ieri c'è stato un intervento da parte dei Vigili del Fuoco che ha riscontrato la pericolosità di questo edificio e eh, ha eh, chiuso alcune vie via Muzzi e Vico del Cigno questa chiusura naturalmente speriamo che non sia definitiva noi capiamo che in questo momento al Comune di Teramo ci sono delle situazioni a livello politico che possono interrompere un intervento concreto e incisivo noi a questo punto dei residenti siamo ben lieti che si sia presa coscienza di questa pericolosità, ma vogliamo adesso che l'assessore competente e i tecnici ci comunichino quando possiamo andare a parlare da loro per risolvere il problema della viabilità. La situazione è diventata insostenibile non soltanto per quanto riguarda il decoro, ma soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini che passano nelle adiacenze di questo edificio e soprattutto anche per questioni di tipo igieniche. Si è svolto a Pineto l'incontro organizzato alla presenza dei ragazzi delle scuole medie con Jessica Notaro, l'ex modella che sfilava in passerella a Miss Italia sfregiata con l'acido dall'ex compagno, un appuntamento fortemente voluto dall'amministrazione comunale nell'ambito del programma degli incontri per le celebrazioni del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La CPO di Pineto con questa iniziativa ha voluto proprio dare l'avvio a una serie diciamo, di eventi che hanno principalmente la finalità eh, di eh, prevenzione e di contrasto alla violenza di genere naturalmente nei confronti della donna, attraverso un motto, che è quello diciamo, di conoscere per far riconoscere. Quindi abbiamo inteso attraverso la testimonianza che ci renderà Jessica Notaro voler coinvolgere gli studenti, le scuole, i ragazzi e in particolar modo diciamo, il genere maschile, per fare in modo che proprio attraverso questa diciamo, testimonianza loro possano. Apprendere cosa diciamo, sia la violenza e soprattutto poter riflettere su tutta una serie diciamo, di comportamenti dei quali loro non si rendono conto, che sono agiti dal vivere quotidiano e che magari diciamo, nel tempo possono benissimo cronicizzarsi, quindi eh, evolvere in atti di qualunque tipo, quindi violenza non solo fisica ma anche psicologica, maltrattamenti e quindi aiutare questi ragazzi a riconoscere questi comportamenti, ad evitarli e in particolar modo a poter comunque cambiare relazione col genere femminile, con le compagne, con le sorelle, eh, con le amiche e fare in modo che mh, col tempo posso, possa cambiare anche eh, il loro modo diciamo, di vederle e di rispettare la donna. Purtroppo la, sappiamo che la violenza è un problema culturale e sociale. Abbiamo scelto Jessica Notaro mh, perché ci incuriosiva, ci incuriosiva in quanto eh, i segni della violenza subita cioè, sono forti. Eh, sono segni che effettivamente diciamo, ti colpiscono anche io adesso nell'incontrarla sono stata molto molto colpita quindi come ho detto prima i ragazzi devono conoscere devono guardare con i loro occhi perché è l'unico strumento che noi abbiamo per proprio educarli educarli a questo diciamo, percorso di cambiamento che loro devono fare il messaggio sarà semplicemente contro la violenza in generale, non solo contro la violenza sulle donne, perché è giusto che da entrambi i sessi ci sia rispetto e l'atteggiamento giusto, specialmente all'interno di una coppia. Secondo me è sempre, è sempre una cosa bella trasmettere queste cose ai giovani, io cercherò di farlo in una chiave assolutamente informale e senza rendere questo incontro troppo drammatico.